tu saresti venerato in qualche paese asiatico, Stefano. Sai che saresti venerato? Molto contenta anche perché sto vendendo le uova praticamente di giornata e questo ma poi sempre la richiesta maggiore, diciamo, i clienti sono molto contenti, continuano a chiedermi queste uova di montagna e... Ciao Luigi. E quindi ci hanno fatto fare la scelta di fare un grosso investimento. Diciamo che sono rimasta anche molto contenta perché anche la regione ha contribuito, ci sta aiutando perché mi hanno approvato il PSR, quindi sono molto contenta. Oh scusa, la Ginevra dov'è? Un navale. Come? Potete fare la foto da dentro, allora sono amorevoli, non ma io a casa ci ho qui per me. Anche che per me sarebbe qui. Eh sì, è casa loro. Bellissimo. Loro non hanno assolutamente paura dell'uomo, anche perché sono abituate a avere il contatto. Queste sono a terra, eh? Allevate a terra? Sì. Anche le prossime sono allevate a terra? Sì, allevate a terra. Foto con la gallina. Non immaginarla già dentro una pentola. Eh no! Bellissimo. Bellissimo. Cosa danno a mangiare le bestie? È un mangime naturale completamente. Io faccio fare l'analisi del mangime una volta al mese per vedere la qualità e la salubrità del mangime ed è un mangime anche dall'analisi di ottima qualità, le materie prime sono tutte certificate e quindi cioè io ho puntato appunto per avere un uovo di qualità, la materia prima deve essere di qualità eccellente. Io non uso assolutamente. Adesso stiamo provando a fare un discorso omeopatico, quindi prevenire le patologie che loro hanno incontro utilizzando principalmente le piante e gli estratti delle piante e per cercare di aiutarle e prevenire appunto le patologie che possono andare incontro. Adesso non sicuramente antibiotici, anche perché dopo passano delle uova e quindi non mi piace. Qua, come può vedere, questo capannone può ospitare 1800 galline, di così alta qualità, praticamente io lo vedo come un segno che loro mi ricambiano l'affetto che io gli do. Cioè se loro fossero trattate male o comunque io non avrei contatti con loro, sicuramente non farebbero un nuovo così. Cosa? Che meraviglia! Abbiamo fatto un po' di cose in questo periodo. Abbiamo un nuovo capannone, dai. Sì, perché è stata... ma ormai ti sei aggiornato, non è più una sorpresa. È stata... Ci sono stati momenti in cui ero un po'...
dai. Dopo, insomma, sai. Sì, questo è il mio castello, è magari è andato a vedere il. Ah, è di là. È di là? Prova a diglielo che facciamo un salto. Andiamo di là. Dobbiamo tagliare in verso di là, quindi dovreste fare la foto di là. Sì. Allora andiamo noi di qua a fare la foto. Qua. Sì, così si vede anche. Si vede anche. Allora Alice, ho tirato adesso il telefono con il ecco. Quindi sono dei problemi. No. L'ingegnere non ha ancora firmato niente, ma adesso pure. Questo passaggio abbiamo detto che se vuole andiamo di là anche se lui è un grande signore. Anche dopo. Ok, vada con ciò. Facciamo le cose come sono, eh? Giusto. Allora qui, c'è la coltivatore diretti. Io mi onoro di essere un prete coltivatore. Ieri sera ho finito 25 balloni. Naturalmente sono gli operai, ma io... si lo spalla mano perché dovevo arrivare mettere la macchina, c'è mica con lei qui, eh. Le mie mani, il rastello ce l'ho ancora io e nell'albergo di Castellonco, accanto al muro, questo è il mio vento. Perché sono tutte le mie rastelle, eh? Mi sono una preghiera che ci vedi uno scommesso che ho insegnato, per noi che finisce tutto. La gloria di Dio, il pane quotidiano. I debiti, il pane quotidiano, tutto il pane si muore, ma tutto questo si ammazza, Sì. Con le visioni tutti i giorni, eh? Tutti i giorni, vero. La fede fa più uomini, vero? Tutto un libro. Il mio nome è Dio. Il nome del Padre e il Figlio dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, che sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Mediante il lavoro delle mani e le invenzioni della tecnica, l'uomo collabora con il creatore perché la terra diventi una dimora più degna e più sicura. Si applica per trovare l'opera della creazione, mira alla promozione della società e obbedisce al comando di Cristo di prodigarsi al servizio dei fratelli. Anche noi, anche per questi ritrovati della scienza, della tecnica, benediciamo e lodiamo Dio, luce vera, fonte di ogni dono. Preghiamo. Allora, o Dio eterno Padre che ci hai fatto buone tutte le cose e hai posto l'uomo al centro dell'universo, fa che usiamo saggiamente delle risorse della natura per la gloria, per la tua gloria e per il bene dell'umanità. Tu che ci doni la luce e la forza dello Spirito, fa che mediante i mezzi tecnici compiamo opere di giustizia e di solidarietà fraterna e per rinnovare la terra. Tu che conosci il nostro cuore, fa che una coscienza retta illumini i guidi e scoperti dell'intelligenza umana. Tu che sei il padre di tutti, fa che uomini e donne oppressi da ingiustizie e discriminazioni possano accedere ai diritti e ai beni comuni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Io so cosa anche la fatica umana, perché capisco un po'. Il discorso è sempre lo stesso. Eh sì. Cerimonia non vale niente.
l'ero tenuto libero tutto il giorno, stavo qua volentieri perché ci sono anche dei salami buoni, era bello stare qua, invece alle 3 purtroppo mi ha chiamato e devo essere più presto. Mi fa piacere perché si sente che in agricoltura tornano i giovani e molte volte si ha l'impressione, visto che non riguarda molto Berceto, si ha l'impressione che non sia neanche vero. Invece Berceto abbiamo avuto modo, poi c'è stato anche il riconoscimento l'anno scorso a Expo e quindi l'abbiamo fatto volentieri anche in Consiglio Comunale, ci sono delle persone giovani che tornano a fare delle cose che speriamo tutti, non solo loro, ma speriamo tutti che vadano bene, anche se sappiamo che l'agricoltura in Italia in modo particolare non è trattata bene. Però se si produce di qualità, se c'è la volontà di fare, come c'era la volontà di fare nei contadini di una volta, qualcosa si riesce sempre a ottenere, e se non altro è una vita diversa rispetto a quella di essere nelle città, di essere in altre situazioni. Credo che sia anche una bella soddisfazione. Vedo che Roberto lavora tantissimo e questo non gli fa che bene, quindi mi fa piacere. Speriamo di non essere noiosi come comune, perché ormai tutto il pubblico, se c'è qualcuno che si dà da fare, se lo trova contro. Speriamo di non essere stati così come comune, di riuscire anche nelle cose giuste, di aiutare anche gli aspetti burocratici. Molto piacere che sia presente il direttore della Coldiretti, Pelosi e altri, ma io conosco loro due che non sono e non vengono da Berceto solo in questa occasione, sono venuti anche in questa occasione, che mi fa piacere, vorrei che fossero anche molto, molto di più. Quindi speriamo e siamo certi che la benedizione di Don Giorgio valga molto di più di queste parole e che è giusto che i giovani abbiano soddisfazione per dare l'esempio anche a tanti altri di non rovinarsi ma di fare una vita, visto come trattiamo i giovani noi solitamente in questa società, che sono diventati degli schiavi, sono diventati delle persone che gli vuoi rubare quello che è il futuro. Quindi adesso qua il futuro, se uno voglia di lavorare, ce l'ha, speriamo che vada tutto bene. Grazie. Ecco, è qua, pronta a tagliare? Vai, sei capace, taglia amore, taglia quella forbice lì, ci riesci, ancora. Un altro pochino come è fatta, guarda, un altro po' amore, ancora un pochino, sempre qui, dai, così, ah! Guarda che ne ha tagliato uno che lui, guarda. Niente, allora. Anche Raffa ha tagliato, guarda. Vi ringrazio molto di essere venuti, ringrazio il signor sindaco che è sempre gentilissimo a dedicarmi un po' del suo tempo, so che è molto impegnato. Ringrazio i ragazzi della Coldiretti e Ale poi che sa tutto quello che abbiamo passato. Il direttore che è venuto. Mi ha fatto molto piacere, e a Paolo ovviamente. E ringrazio anche i nostri clienti che sono sempre presenti, e mi fa molto piacere che vengano a vedere il lavoro che noi abbiamo fatto per dargli tante uova, quindi adesso poi... Caldo. E nell'occasione volevo ringraziare anche chi mi è stato vicino da dicembre a far tutti i lavori, chi gli chiamavo su WhatsApp praticamente tutti i giorni, anche il sabato a volte. Gianluca, grazie mille. E anche grazie a lui che siamo riusciti a fare tutto in tempo e anche a sbrigare tutta la burocrazia. Grazie. Grazie Don Giorgio. Della benedizione che ci tengo tanto, lo sa, e i nostri clienti sono venuti da Piacenza, quindi l'Anna... Vabbè, ma io ci vado tutte le settimane a Piacenza. Grazie. E io insomma in questa giornata sono un po' emozionata perché insomma questa è la mia grossa soddisfazione, io sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto.
e volevo ringraziare, anche se da lontano mi aiuta come può tra il lavoro e tutti i suoi impegni, però volevo ringraziare anche mio papà che mi è sempre vicino e cerca di risolvermi un po' i problemi di bulloni e viti che ho quotidianamente. Esatto. Allora adesso però se noi possiamo